Allora, a questo punto prendiamo di nuovo il nostro sistema di controllo tipo. Quindi, come sarà fatto il nostro sistema di controllo? Avremo qui un certo segnale di riferimento. Questo segnale di riferimento lo confrontiamo con il feedback che stiamo usando, tipicamente tra di nuovo l'esperienza. E siamo fuori con lo chiamiamo errore di controllo, cioè stiamo andando a vedere quanto è lontana l'uscita che stiamo misurando dal riferimento che abbiamo. A questo punto, questo segnale lo mandiamo a un nodo di controllo, che eseguirà un'azione di controllo. Questa azione di controllo agisce sul mio processo, dove nel processo in questo caso fatemi considerare tutto il processo compreso gli attuatori e sensori. Questo blocco che va dall'uscita del controllore alla misura effettiva della grandezza di test. Ok, tutto qui. E questa roba esce appunto in questo obiettivo, perché in questo obiettivo la posso ritrovazionare. Per chiudere il gruppo di controllo, si chiuderà l'errore di controllo. Ora, in generale, abbiamo visto che tutte queste grandezze le possiamo studiare nell'ordine della frequenza. Quindi, fatemi scrivere tutto questo come R di S, Y di S, E di S. Non solo, ma anche i processi coinvolti, questo è il controllore del pianto, se volete, li possiamo rappresentare per mezzo delle cose di trasferimento. Quindi il nostro controllore lo chiameremo generale IDS e il pianto IDS. Siamo nell'ambito di sistemi lineari del covariante. Quindi CDS e PDS saranno funzioni razionalizzate. E sappiamo anche che possiamo passare da una funzione razionale fratta a una rappresentazione ingresso-stato-uscita equivalente, sfruttando le forme canoniche, purché i sistemi siano completamente osservabili e controllati. A questo punto abbiamo però, come ingegneri, un problema. Cioè, dato un'architettura di questo tipo, voglio poter assegnare in maniera univoca delle specifiche al mio sistema di controllo. Però la mia domanda è, io okay, voglio progettare questo blocco. Questo me l'ha dato, posso agire limitatamente, magari posso aggiungere delle strutture, o posso aggiungere degli attuatori se quelli più non mi bastano, però il processo è il processo. Voglio trovare un modo di controllare questo processo. Quindi voglio sostanzialmente progettare questa parte. Però voglio assegnare a questa parte delle specifiche di controllo. Un ingegnere, prima di fare un progetto devo darmi i miei requisiti. Che tipo di specifiche vengono assegnate? E allora, prendiamocelo qui sotto per noi. Allora, prima cosa, qual è la specifica più basilare che vedete? Quella è la prima cosa che possiamo richiedere. Possiamo richiedere che tutto questo approccio sia salvo. Quindi, la prima specifica è stabilità. In condizioni nominali. Ok? Quindi la prima cosa che richiede è che il sistema, supposto che il mio modello del processo sia esatto, quello del controllore suppongo di conoscerlo, se lo progetto io, ma è questo processo che abbiamo detto, siamo modellato bene. Voglio che almeno in condizioni nominali questo
anello di controllo sia stabile, altrimenti ci siamo. Seconda cosa che voglio. Ancora stabilità. Ma voglio capire come stabilità robusta. Che vuol dire stabilità robusta? Vuol dire che mi interessa la stabilità del tuo sistema a fronte non solo delle condizioni nominali, ma anche di possibili condizioni perturbate del sistema. Cioè, no, così, con il controllore, ma con l'impianto modellato perfettamente senza nessuna azione esterna. Adesso vediamo qual è la condizione robusta e tagliamo anche quella condizione. Che cosa vuol dire? Allora, verifico, diciamo, non mi pare segnare tutto. Allora, cosa vuol dire stabilità robusta? Numero uno, ipotesi semplificative della modifica. Potrei avere che questo impianto non è quello di prima, ma è un PID. È la mia P più qualche, diciamo, incertezza. Che potrei non aver modellato, per esempio, nei modi in alta frequenza. Ok? Per esempio, un errore sul guadagno. Per esempio, una dinamica che non interessa. Potrei avere delle dinamiche poco osservabili, ma sono anche quasi delle oscillazioni, cioè dei modi che ci sono qui dentro, ma che si vedono molto poco sull'uscita. Ok, immaginate di avere una funzione di trasferimento di tipo 1 più F tau fratto 1 più S, cioè 1 meno F tau. Questo è anche un motivo che questo si vuole. Fratto 1 meno S tau primo. Con tau primo, con due mesi non tau. Che cosa succede? Questo è un polo instabile, giusto perché è a parte l'area positiva. In tau primo. Qualcuno ci piazza, magari mettiamo che questo sia il mio processo. Potrebbe avere P è uguale a 1 fratto 1 meno S tau primo. Ho un processo instabile con un solo polo. E scelgo un controllore che fa 1 meno S tau, quindi ci mettono 0. Dopodiché, per renderlo fisicamente realizzabile, devo aggiungerci almeno un altro polo. Supponiamo che sia 1 più S T grande con T molto migliore di tau, quindi un polo in alta frequenza. Ok, quindi in alta frequenza. Quindi qua sotto per dare anche. Che succede? Succede che io cosa sto cercando di fare con questo design, diciamo, un po' ingenuo? Prendo questo polo, cerco di cancellarlo col mio controllore e ci piazzo una dinamica veloce quanto mi pare. Ok, in realtà però, questa cosa la potrei fare se conoscessi esattamente da perché questa costante di tempo non è mai conosciuta in maniera perfetta. Perché diciamo che a un certo punto la decima cifra decimale non è sbagliabile. Questa cancellazione non è quasi mai, cioè non è mai perfetta. E cosa succede in questo caso? Io ho uno 0 e un polo che sono molto vicini, ma non si cancella con questo. Quindi in uscita il risultato, che noi lo analizziamo formalmente, ma il risultato è che questa dinamica diventa molto poco osservabile in uscita, perché viene quasi cancellata dal mio controllore. Ma di fatto c'è ancora nel sistema e internamente il mio sistema è instabile. Quindi rischio non solo di romperlo, ma di non accorgermi niente. Ok? Infatti questa è una cosa che tipicamente non si fa. Cancellare i poli instabili. Quelli stabili li potete cancellare unicamente, ma quelli instabili non si cancellano mai. Quindi questo è un altro tipo di cosa che vi posso tenere conto. Che altro? Potrei avere delle incertezze se sto ragionando in frequenza nella funzione di trasferimento, nella funzione elettrica di risposta armonica, magari identificata per punti. Pensate a un diagramma di Doppler. Qui c'è una delle vostre frequenze, magari non identificare questo punto, facendo degli esperimenti. E immagino che immaginate che il vostro sistema credo va a funzionare con il sistema di più ordine fa così, va bene?
che immaginate di avere una casa o una roba del genere, lo riempiamo in tanti posti. In realtà, magari il vostro sistema vero fa qualcosa del genere. C'è un tipo di risonanza, la fase è molto più cara come e il comportamento di queste due cose non è lo stesso. Ok? Tipo, questo è un esempio non particolarmente consistente, però per capirci, prima di giustificare i punti, la situazione di forza armonica e le spiegazioni sbagliate. Potrei allontanarmi da un punto di lavoro nominale, magari questo sistema non è un sistema lineare, ma è linearizzato, abbiamo visto cosa vuol dire. Io suppongo di riuscire a portare un sistema lineare vicino al punto di lavoro nominale e che valga questo linearizzato. Magari per qualche motivo mi allontano, magari una disturbazione, un malfunzionamento, quello che sia, a quel punto non è più detto che quel sistema di controllo faccia un effetto e devo dire. Quindi si fanno una serie di considerazioni anche sulla stabilità robusta. Noi qui non entriamo troppo nel dettaglio, però esistono una serie di idee, di livelli, di provolanti, eccetera. Vedremo quelli che si chiama margini di particolare. Abbiamo solamente una particolare applicazione diciamo, di queste osservazioni. Poi abbiamo le stazioni a regime in condizioni normali. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che mi chiedo, una volta esauriti i transitori, come questo sistema insegue i riferimenti? Quale riferimento? Tipicamente si fa riferimento a dei segnali canonici. Chi sono questi segnali canonici? In genere sono dei polinomi, quindi segnali del tipo polinomi ordine 0 è una costante, quindi di fatto direbbe il mio riferimento. Ordine 1 è una rampa, unità T per il gradino, non andrà a partire da 0 i segnali, cioè fino a 0 sarà tutto spento, da 0 in poi comincio a dire 1. Ordine 2 sarà T quadro per 1 di T, finalmente per il gradino, perché sono sempre trasformate la plus, sono, quando mettete n fattoriale al denominatore, vediamo di dare fare le trasformate. E così, quindi polinomi, oppure un segnale per T. Può essere una di queste cose. Oppure sinusoide a frequenza fissata. Quindi a una singola frequenza voglio che il mio riferimento sinusoidale sia inseguito bene. Qual è il caso tipico di inseguimento di riferimento sinusoidale? Pensate ad esempio alle macchine. Avete che il vostro motore gira a una certa velocità, volete inseguire qualcosa che ha un comportamento periodico. Quindi per esempio in quel caso, per esempio i brushless, si utilizzano controllori risonanti così che vediamo cosa vuol dire. Quindi cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere quello che succede al regime, quindi per stico e tenere. Poi abbiamo ancora trasformato al regime in condizioni di principale. Che cosa si intende per condizioni perturbate in questo caso? Allora, condizioni perturbate vuol dire sostanzialmente che potremmo avere condizioni perturbate, intendiamo in questo caso che potremmo avere, per esempio, degli disturbi che agiscono con l'impianto. Ok? Vogliamo andare a vedere se anche con questi disturbi riusciamo a inseguire bene il riferimento. Ok? Tipicamente anche in questo caso consideriamo dei disturbi di tipo o polinomiale o sinusoidale.
Poi abbiamo, e in realtà potremmo avere anche un'altra cosa, cioè potremmo dire che T sulla Y entra un rumore di misura additivo, per esempio. Anche questa è una cosa che potremmo rigettare. Ok? Significa che questo però vale più transitorio, quindi in generale le perturbazioni che consideriamo sono disturbi additivi che solitamente possono agire qui o qui, che vuol dire il problema è questo, che il disturbo in genere agisce sugli attuatori o sul processo direttamente. Però se è un disturbo sugli attuatori, pensate che era un attuatore, immaginate che era un attuatore elettrico, un azionamento elettrico, è un disturbo che magari è tipo a 50 Hz della corrente di casa, come della corrente di rete. Quindi il disturbo agisce qui. Però posso comunque, tramite una struttura di trasformazione, per avviare questa cosa, spostando qui a valle, questo ci aiuta a fare una serie di ragionamenti. Quindi in genere si considerano disturbi che entrano qui. Solitamente. Però potrebbero essere questi, ma potrebbero anche essere questi, quello che vediamo, che vengono spostati a valle per comunità. E poi tutte le rumori che agiscono sull'uscita. Qual è la differenza? La differenza è che il disturbo è rilevante che sull'uscita in qualche misura. Cioè riesco a separarlo. Il rumore invece è direttamente sul controllo. Infatti solitamente il rumore poi viene fatto senza capire un archivio, e faccio la stessa cosa. Però entrano diretti proprio, quindi da un punto di vista filosofico, questi segnali. Cioè il sub è qualcosa che effettivamente agisce sul mio processo. Cioè questa roba si vede sull'uscita perché sta influenzando in qualche modo il mio processo. Un altro esempio, immaginate di avere un controllore che agisce sul timone di una nave, per esempio, se avete un sistema di controllo del timone di imbarcazione. Lì avete le maree, i movimenti che possono disturbare il comportamento, sono in bassa frequenza, praticamente dovete limitare. Qui invece avete qualcosa che dipende, per esempio, dall'elettronica di misura, magari il rumore elettronico, che è una cosa che sta veramente agendo sul processo, è qualcosa che io misuro, che rilevo, ma che non c'è effettivamente. Cioè, immaginate la distorsione di un segnale radio, per esempio. E in generale vogliamo vedere poi le performance dinamiche per performance dinamiche intendiamo ancora risposta al segnale di dipendenza che intendo la risposta al segnale di riferimento? Beh, non già viene un riferimento a gradino, ok? Se io ho un sistema che risponde in questo modo, uno che risponde in questo modo e uno che risponde in questo modo, a regime il comportamento è lo stesso. Però vedete che sono due sistemi diversi. Questo è molto veloce e va immediatamente a regime. Però magari vi chiederà una grande azione di controllo, quindi potrebbe avere problemi da un altro punto di vista. Questo è molto lento, ma non sopravvenga. Questo sale più rapidamente, però oscilla intorno alla posizione di regime fino ad assestarsi. Vedete che sono tre comportamenti qualitativamente diversi. Questa roba si può quantificare, lo vediamo come si fa tra poco. E in generale per le performance rispetto alla risposta al segnale di riferimento, in prestazioni dinamiche, si vanno a caratterizzare dei parametri della risposta al gradino del sistema CPU. Questa è un'altra cosa che adesso andiamo a vedere. Dopodiché, anche in questo caso, posso andare a vedere registrazione del circuito di rumore. In questo caso considero la reiezione anche in transitorio, diciamo, non soltanto a regime, e la moderazione della variabile di controllo, quindi voglio avere tutto questo utilizzando meno energia possibile. Ok? Quindi queste sono le cose che dobbiamo vedere. Ci sono poi anche qui delle performance dinamiche in condizioni perturbate, se volete, però per il momento ce ne sono una cosa di interessante, non andiamo a considerare questo lato.
sono queste le specifiche che ci vogliamo che vogliamo studiare. Quindi stabilità in condizioni dominanti, stabilità robusta, quindi in questo caso andremo a parlare di margini. Instabilità. O di robustezza, come si chiamano. Prestazioni a regime. Che cosa intendo in questo caso? Pensate che a fronte di questi segnali io avessi qualcosa che si conforta così. Potrei avere un errore a regime diretto da zero. Ok? Quindi regime e condizioni nominali. Regime e condizioni perturbate, in particolare vedremo a fronte di questo segnale, ma sapete performance dinamiche. Quindi risposta a segnale nel senso di velocità e accuratezza della risposta durante il transitorio e riduzione dei disturbi e rumori e moderazione della variabile di risposta. Ok? Voglio che questi segnali non abbiano effetto, abbiano meno effetto possibile sul sistema civico. Ok. La riduzione di questi segnali è un po' separata. La riduzione di questi segnali è separata. Anche in altri casi, no, nel senso che per dire, per il rumore potete utilizzare tipicamente quello che si fa. Per questi segnali sì e no, nel senso che tipicamente questi sono segnali in banda e sono non manipolabili, quindi non li posso distrarre. Cioè, come faccio? Se questo è appunto il sistema di controllo del timone di una nave ARCI, come faccio a filtrare il modo ondoso? Cioè, a volte non è proprio fatto detto. Quindi, tutto questo per arrivare a una tecnica di sintesi dei controllori, che è quella, diciamo, più famosa, quella che tutti i noi si studia, che si chiama non-shaping. O controllo di frequenza, anche a volte. Cioè, cosa andremo a fare? Vi faccio un anticipo, ve lo vediamo nel dettaglio. Andremo a caratterizzare tutta questa roba sostanzialmente in termini della funzione di risposta. Ma prima cosa che dobbiamo fare è stabilizzare il sistema. Ok? Una volta che il sistema è stabile, posso andare a studiare la cosiddetta risposta in frequenza che abbiamo visto. E in particolare vado a studiare la cosiddetta funzione di anello, funzione di trasferimento in anello, funzione di risposta armonica in anello. E cercheremo di legare delle caratteristiche di questa funzione di anello verso C con le caratteristiche di tutto questo blocco tramite una serie di metodi. Ok? E questo ci consentirà di fare una serie di conclusioni, di dare delle specifiche in maniera quantitativa rispetto a tutte le volte che ci siamo visti. Qual è il vantaggio del loop shaping? Il vantaggio del loop shaping è che consente facilmente di gestire specifiche di progetto. Qual è quindi? Vantaggi. Semplice. Quindi lo più rimane è il fatto che consente di gestire, lo vedremo abbastanza facilmente, le specifiche di progetto su questo tipo di sistemi. Quali sono gli svantaggi? Il primo svantaggio è che perdo informazione. Rispetto a controlli dello spazio di stato. Che vuol dire? Per esempio, mentre nel caso del sistema in forma di spazio di stato, andava a vedere immediatamente se il sistema è osservabile, controllabile, eccetera, eccetera. In questo caso, ovviamente, sto perdendo le informazioni perché non vedo più quello che succede qui dentro. Vedo solamente una relazione di assoluzione. Secondo problema, però a quello riguarda più in alto, è che queste tecniche sono difficili da estendere
mancata un utile più sbagliato. Se vuoi mettere il controllo, più ingresso più uscite, è molto più semplice utilizzare le cose che ci siamo detti nella prima parte di questo corso, quindi tutte le tecniche che abbiamo visto nello spazio di stato, piuttosto che utilizzare tecniche di producing. Questi perché avete dei canali diversi che potrebbero essere accoppiati e queste cose no, possono rendere la cosa più complicata. È anche più difficile dare le specifiche, nel senso su quale canale sono le specifiche, se voglio controllare le specifiche. Riesco a dare le specifiche in maniera disaccoppiata, diciamo una cosa in realtà un po' più complicata. Si può fare, però solitamente quando vedi i sistemi tutti ingresso in uscita, la cosa più facile da fare, per esempio, è controllare le QR, che è sostanzialmente la stessa. E in quel caso, nella vostra rappresentazione ingresso e uscita, dovete ricorrere delle rappresentazioni equivalenti. Adesso volete fermarvi 10 minuti o continuiamo? Quarto d'ora? Allora, per cominciare, iniziamo da caso, quindi prendiamo la situazione più facile possibile, senza disturbi, e andiamo a vedere. Che è la relazione che lega questa relazione riuscita a questa relazione. Beh, allora che è l'unica? No? È la PDS dell'audience. Giusto? Ovvero, la PDS per la CDS dell'errore. Il dominio di Laplace, in realtà, altrimenti avremo tutti integrali di convoluzione. Dominio di Laplace, integrale di convoluzione, si trasforma in prodotto. Ah, c'è un'altra cosa che ho detto ora, andiamo a vedere. Chi è la IDS? La IDS è la mia IDS per la IDS per la IDS meno di IDS. Giusto? A questo punto posso descrivere la mia presenza come portando questo termine al primo membro. PDS per PDS diviso 1 più PDS per PDS. Giusto? Ovviamente tutto quanto per RDS. Quindi cosa trovo? Trovo che l'uscita e il riferimento sono legati ancora una volta da una funzione di trasferimento. Funzione di trasferimento che ha ancora la faccia di una funzione razionale fratta, perché è un rapporto di frazioni, ma lo posso descrivere sempre come una frazione singola, e sarà un rapporto di polinomi anche in questo caso. In particolare viene fuori il numeratore di questa funzione fratto 1 più il numeratore della stessa funzione. E questa funzione, PDS per PDS, che è il prodotto delle funzioni di trasferimento che compaiono in questa sorta del macro, questo gruppo, prende un nome specifico, si chiama funzione di anello, o se volete facciamo una funzione di trasferimento di anello, che ha un ruolo, direi, importante in tutto quello che ci andremo a dire. Per convenzione, allora, ogni testo che trovate ha dei nomi diversi, purtroppo questo è un problema un po' della comunità. Io per scelta chiamo la funzione di anello n di S, dove S sta per loop, e la funzione complessiva, quindi per capirci, questa, n di S fratto loop più n di S,
Vediamo, F di F. Dov'è F stato il feedback? Così non ci sbagliamo. Io in genere scelgo sempre dei nomi che abbiano un significato, quindi C è controllore, P è processo, plant, L è loop, F è feedback. Però se per esempio il gioco del bullseye chiama questa F, questa la chiama T, mi sembra, questa la chiama W e questa la chiama K. Quindi insomma, trovate nel sito dei testi, fate attenzione a far corrispondere bene le cose corrette, diciamo. Quindi questa è la nostra funzione di anello aperto, questa F è la nostra funzione di trasferimento a ciclo chiuso. Fate quello scrivere, questa è la nostra F di I A ciclo poi in anello. E quasi tutto quello che faremo è cercare le corrispondenze tra questi due. Perché? Perché è molto facile ragionare su questa. Prendete il processo e moltiplicate i pezzi che costituiscono il vostro controllore. È facile da calcolare e da caratterizzare. Vogliamo vedere come modifiche su questa L si ripercuotono sulla F, che è poi quella che ci interessa per assegnare le nostre specifiche. Quindi la maggior parte dei metodi che utilizzeremo vanno a valutare questi. Notate che in generale non è detto che un sistema però compaia in questa forma. Che cosa vuol dire? In generale, però è un sistema di questo tipo. Ho il mio riferimento, poi ho un controllore. Poi potrei avere un attuatore, potremmo chiamare AIS, poi potrei avere un progetto, PDS, poi potrei avere un'uscita ovviamente, e tutta questa roba potrebbe avere, potremmo chiamare CDS, un traduttore o un sensore che converte l'uscita in un segnale. Che mi interessa, questo è uno schematico. Esempio, il riferimento è una velocità, il controllore è una scheda di controllo digitale, l'attuatore è un divider, il P il processo è un motore elettrico, il trasduttore è un cosa. Ok? Per fare un esempio. Oppure, valore di temperatura, resistenza, anzi il controllore sarà sempre presente un relè, questa è una resistenza. Questo è un forno, una stanza, una cosa che devi riscaldare, e questo è un termometro, ok? Che converte la gradi a volt. E così via. In generale, quello che voglio fare è sempre ricondurmi a questo caso qui. Come posso fare? Allora, per esempio, potrei scrivere. Dobbiamo fare il colorato, sino... questo è per fare un esempio generico. Ho inserito su questo blocco di almeno uno per tipo, non cambia niente, no, è lo stesso impianto, lo stesso. A questo punto cosa posso fare? Poiché c'è una T qui e c'è una T qui, le posso spostare a valle del mio anello di controllo. Quindi posso scrivere questa roba in questo modo. Fate chiamare questa resegnato. A questo punto vi metto il mio anello. Il mio traduttore lo piazzo qui, dopodiché ho il controllore, ho l'attuatore, ho l'impianto. E cosa è successo fisicamente? Allora, immaginate di avere, pensiamo al caso di un motore elettrico, che sta. Questo è un driver, va bene?
o meno. Diciamo che io sto esprimendo il mio riferimento, riguardo questo caso, nel caso di Alex, esprimo il mio riferimento in, supponiamo, GDL. Poi qui dentro farò qualche cosa che attua la mia azione di controllo, per esempio utilizzando un driver. Agisco sul mio processo, quindi ho una corrente, per esempio, una tensione, misuro dei giri di aiuto, ho un trasduttore che in generale potrebbe avere una dinamica, ma per il momento non sta facendo conversioni specifiche, per esempio. E ritorno indietro. Però è più comune che questo riferimento sia un riferimento dato, per esempio, immaginate che questo sia un Arduino, va bene, questo riferimento viene dato con un valore digitale, per esempio una string. Allora vado a parlare io del mio trasduttore. Il mio trasduttore prende questa misura e la converte in una tensione. Immaginate la dinamo di vista, va bene? Prende una velocità e la converte in una tensione. A questo punto qui sto comparando tensioni. Ah, sì, va bene, però posso immaginare che il mio riferimento, che questa volta immagino che sia in tensione direttamente, quindi ci sono entrato in volto, sia il risultato della connessione di un riferimento che assegno, per esempio, in velocità veramente, per qualcosa che ha la stessa funzione di trasferimento del mio trasduttore. Nel caso più semplice, questo potrebbe essere un guadagno, so che una certa velocità corrisponde a un certo valore di volto. Okay. O potrebbe essere un guadagno con una dinamica, magari la mia tensione c'è un certo tempo di salita. Quindi che faccio? Beh, io invece di considerare questo riferimento qui, ti ripeto, nel caso ideale, quando non c'è questo blocco, ha le stesse unità di misura dell'uscita. Ma quando ci mettete una misura, questo blocco avrà le stesse unità di misura dell'uscita del sensore, che non è detto che sia, anzi, tipicamente non lo è. Se questa è una temperatura, questa potrebbe essere una tensione. Ti viene questo qua di tempo una tensione. O un segnale digitale tra che provo. Questa roba può essere la qualunque. Allora, che fa? Dico, va bene, allora questo deve avere l'estensione di misura di questo. Però io posso immaginare che corrisponda a un valore fisico che per me è significativo. Magari per me 1000 giri al secondo sono 10 volte. Quindi chi sarà questa roba? Questa roba sarà un fattore, un centesimo. Ce lo metto di qua e ce lo metto di qua. Però allora a questo punto, invece di confrontare questo segnale con questo segnale, posso andare a confrontare questo segnale con questo segnale, la stessa cosa. Se ho confronto 1100 giri al minuto con 1000 giri al minuto, o confronto 10,1 volt con 10 volt, anche 11 volt con 10 volt, la stessa cosa. Quindi che faccio? Prendo questo blocco e lo collasso a valore di questo punto. E a questo punto confronto il mio riferimento nelle unità di misura che mi interessavano con lo studiare. Ed eventualmente se ho bisogno potrei tornare indietro. A questo punto quello che mi rimane qua dentro è un unico blocco, cioè un unico blocco, è una catena di blocchi. Ma in generale questi li posso vedere come un unico progetto in cui andrò a inserire le caratteristiche del mio autonomo, magari la dinamica anche lui, ok? Questi li potrei vedere come un unico controllore che dentro c'è pure un fattore che dipende da questa roba e che devo compensare. Ok? Magari so che se voglio 1000 giri al minuto devo fare questo rispetto alla velocità del codice, ormai lo potete codice, per esempio. Quindi questa roba la potete in qualche modo accorpare al controllore. Non solo, ma in generale cosa succede? Vedete che i miei studi teoricamente si sono qui tipo A o qui tipo B, mentre il rumore agisce qui per il mio progresso di misura. Ok, andrò a caratterizzare anche come questi tre oggetti agiscono e come vi dicevo farò in maniera da collassare tutti quanti in un unico nodo, userò un unico disturbo additivo alla fine della catena e un unico rumore additivo tipicamente all'inizio della catena, quando pensare qua.
e andremo a vedere che cosa succede. Ok? Questo lo vogliamo con calma, però per capirci, l'altra cosa che faremo sarà portare questi qui e questo lo posso portare qui, proprio da qui. Quindi avrò un DD che agisce direttamente sullo spiglio, non è un DD che agisce direttamente sulla retta al controllo. Poi questa cosa la vedremo con calma. Qual è la cosa interessante? Quello che mi interessa è sempre avere l'elevazione unitaria sulla catena di Higgs, che si traduce nel fatto di avere un buco qui, voi se volete. Ok? Perché se vi ricordate, quando abbiamo fatto i conti, ci veniva fuori dell'errore era y più r, e quindi riportavamo quel buco da no, cioè dai, y era uguale. Avevo y. Sono uguale R di S R di S meno Y. Però questa cosa, esempio, se più avessi una relazione positiva, quindi comprenderei più, ovviamente, e quindi avrei un meno di questo è un modo di più rimasto per quello che ci vediamo. O altro esempio, se vale la vicina con un'altra volta qua. Quindi qui appunto invece per un culo c'è una soluzione di trasferimento. Oppure se c'è una connessione migliore di riferimento, mi comprerebbe un altro pezzo solo su questo blocco qui. Insomma, posso fare una serie di ragionamenti. L'idea è sempre quello cercare di conquistare questa forma. Quindi, per esempio, in questo schema che stavamo guardando, io potrei trascurare questo primo pezzo, considerare questo riferimento e legare questo riferimento a questa uscita. A questo punto una L di S è ben definita, che è T per C per A per B. E questa roba non è l'elezione unitaria e mi riconduco esattamente al caso che avevo. Quindi in generale quando vi capiterà, per esempio, delle esercizi dove ci sono dei blocchi che compaiono che non sono nella forma unitaria, c'è una forma standard. La prima cosa che potete fare, che dovreste fare, è quella di cercare di ricondurvi a qualcosa di questo genere. A questo punto, che altro che possiamo fare? Qual è l'altra cosa che faremo logicamente? Tipicamente cercheremo di separare i blocchi su cui posso agire dai blocchi su cui non posso agire, per esempio questi. Ok? Quale potrebbe essere un altro modo di trattare questo pezzo? Che è più o meno equivalente. Immaginate che invece di gestirlo così, il risultato che viene fuori è esattamente lo stesso. Però capiamoci, potrei dire, bene, io la T invece di piazzarla qui, la piazzo qui, quindi scrivo questo come. Per A. Per B. Quindi per me adesso la uscita che è l'uscita già stata tutta, fatela chiamare il sistema cappello, e con chi la devo andare a confrontare questa? Beh, questa uscita a questo punto non la posso confrontare con questo segnale, ma devo confrontare con questo, giusto? Perché abbiamo detto, no, non la posso più confrontare con questo segnale, ma la devo confrontare con questo, perché è la Y misurata a valle del mio trasfertore. Allora, qui avrò la mia MDS. Che è intenzione, per esempio, se la mia vita vale la struttura di sera, sarebbe fatta meglio mettere il bar qua e non mettere un power, si troviamo. Diciamo che questa sarà la vita in posta. Questa deve avere la stessa unità di mettitura, quindi per esempio sarà in posta. E a questo punto, però, se voglio assegnare un riferimento in velocità direttamente, quello che devo fare è piazzare un attimo. Quindi vedere che siamo arrivati sostanzialmente allo stesso risultato. Soltanto adesso, invece di avere la T qui, l'abbiamo spostata lassù. Non cambia nulla. A questo punto posso immaginare che tutto questo tiene il processo, quindi metto da parte tutti i blocchi che non posso controllare e questa è la parte che vado a progettare. Ok, quindi questa è un'altra possibile manipolazione per lo stesso problema.
A questo punto, quali sono i principi che informeranno la nostra progettazione? Allora, la prima cosa che vogliamo fare è cercare di assegnare le specifiche. Per chi le vogliamo assegnare le specifiche? Le vogliamo assegnare per essere, perché è che alla fine ci interessa il comportamento a ciclo chiuso del sistema. Quindi le specifiche per questa funzione, in termini di parametri che siamo in grado di controllare. Ok? Quindi dobbiamo quantificare queste specifiche con dei numeri che possiamo legare facilmente poi a delle cose su cui possiamo operare in questo modo. Esempio, possiamo per dire, considerare la sovraelongazione della risposta al gradino, in uscita, quello che diremo, che può essere legata facilmente all'eventuale presenza di risonanze in questa area. Oppure possiamo legare la velocità di salita della risposta al gradino con la banda passante, cioè con la massima frequenza, diciamo così, dove il guadagno di essere lo vediamo in maniera formale, ovviamente. Però l'idea è questa: do la mia risposta al gradino, scelgo delle specifiche che voglio assegnare, le parametri introdotto dei numeri, e questi numeri vado a legare a dei parametri di questa F che sono in grado di controllare. Come controllo i parametri di questa F? Li controllo agendo sulla F. Quindi la seconda cosa che dobbiamo fare è trovare dei metodi che mi consentono di passare parametri in questa funzione a parametri in quest'altra funzione. E questo definitivamente si fa tramite i metodi grafici. No, storicamente si fa tramite i metodi grafici, anche perché immaginate che questi metodi nascono negli anni 40, 50, 60, e qui non si faceva ancora più. Prima delle carte, diciamo, di tab, delle tabelle su cui poteva tracciare dei grafici, e con questi faceva delle considerazioni che vi davano più o meno il senso di quello che stava succedendo. E appunto poi una volta che abbiamo scelto i parametri, diciamo, le caratteristiche della nostra risposta al gradino, per esempio le nostre caratteristiche di stabilità nominale, eccetera, eccetera, le abbiamo legate a dei parametri della F, abbiamo legato la F alla L, a quel, tramite metodi grafici, tramite metodi analitici, quello che vi pare, a quel punto possiamo andare a modificare questa L scegliendo C per poter soddisfare le specifiche che abbiamo assegnato. E poi torniamo indietro e praticamente quello che si fa è, una volta che ho progettato la C, tenete presente che spesso queste relazioni sono approssimate, perché appunto sono regole o tutto sono approssimate analiticamente, sono parametri grafici. Una volta che io ho fatto questo passaggio, quello che posso fare è testare il mio controllore e verificare che la F rispetti a efficienze specifiche. Se non riesco, torno indietro, utilizzando i metodi magari più accurati, oppure facendo le considerazioni. Per questo motivo il loop scaling si chiama anche sintesi per tentativi, in qualche modo. Cioè voi scegliete i parametri, provate con LDS, scegliete il controllore che vi dà quella LDS, simulate e andate a vedere se la F funziona bene. Se funziona bene siete contenti, se no scegliete un'altra approssimazione. A questo punto cominciamo e cominciamo con la stabilità in condizioni nominali. Quindi prima cosa che andiamo a vedere è stabilità. Allora, la nostra F di F, abbiamo detto che è uguale a L di S fratto 1 più L di S. A questo punto, chiamiamo L di S per un sistema lineare, L di S fratto di S. Tra L è stato il numeratore, questo è il denominatore. Non mi confondete con il rumore che qua sono N di S e di S, sono dei polinomi S, N è il numeratore. Che cosa viene fuori qua? Che viene fuori? N di S fratto di S diviso 1 più N di S fratto di S. Però mettere in evidenza di
Quindi questo lo riscrivo come. Questo lo posso scrivere come n di s, scritto n di s più di s. E a questo punto posso andare a studiare il segno di chi? Delle radici di questo volume. N di s più di s. E se quelle radici sono tutte quante stabili, la mia f è stabile. Siamo d'accordo? Come posso fare? Per esempio, posso dare il criterio di Raoult, di Raoult in Svizzera, di cui da. Ora, quindi, se quello della radice, criterio di Raoult, che dovresti aver visto nella prima parte di questo gruppo, vi faccio un breve video, non ci voglio perdere più di tanto. Allora, il criterio di Raoult, come funziona? Quindi, prima cosa di Raoult. L'avete già fatto, vero? Ok, però andiamo avanti. Allora, cosa è il criterio di Raoult? Un certo polinomio. Sì. Variabile di genetica. Dato da A con N, X alla N, più A con n-1, x alla n-1, eccetera, eccetera, fino ad a con cui x a con 0. Giusto? Posso costruire una matrice che chiamo matrice di Raoult, del tipo con n che di tra parentesi per dire quello che ho considerato, che è fatto in questo modo. Prima prendo tutti quanti i coefficienti di posto di tra punti stari, quindi sarà a con n, poi risalto 1, n meno 2, poi ne salto un altro, salto n meno 4, eccetera, eccetera. Poi prendo tutti questi tipi di posto vari. Quindi a con n meno 1, esatto 1, a con n meno 3, esatto 1, a con n meno 5, eccetera. Poi che cosa devo piantare? Allora, devo cominciare a costruire le righe successive. Quindi posso trovare. Allora, fatemi chiamare PN1, certo, che è il termine che viene qui. Sì. Sarà A con N, A con N-2, A con n meno 1, A con n meno 3, ne faccio il determinante e lo divido per meno A n meno 1. Cioè cosa sto dicendo? Sto dicendo, prendo questo primo minore, ne faccio il determinante, lo cambio di segno, io lo divido per il posto in basso a sinistra. Ok? Questa quantità, fatemela definire, K 3 1. Quindi cosa devo dire? Riga 3, colonna 1, devo prendere i quattro elementi immediatamente sopra e dividere per l'elemento in basso a sinistra. Poi che c'è allora? Qui viene n meno 2. Che è n meno 2? Quindi n meno 2 sarà k di riga 3 posto 2. Che cosa vuol dire che k di riga 3 posto 2? K di riga 3 posto 2 è definito così. Sto ancora con n A con n meno 1, quindi prendo ancora la prima colonna. E però salto 1, salto una colonna e passo la terza. Quindi ho A di n meno 4 e A di n meno 5. Faccio il determinante e lo divido ancora una volta per meno A n meno 1. E quindi trovo il mio n meno 1. Chi sarà n meno 1? Questi sono n elementi, quindi sono 0 e 1. C di n meno, scusate, c di n meno di 2, perché ogni volta sta un minuto. Qui c'ho n, qui c'ho n meno 1, c'ho ancora n meno 1, poi c'ho n meno 2, eccetera, eccetera. C di n meno 2 sarà k di 4 e 1. Che è k di 4 e 1? E allora è facile.
devo pigliare i quattro elementi di sopra e dividerli per questo cambiato di sinistra. Quindi sarò a corrente meno 1, a corrente meno 3, b corrente meno 1, b corrente meno 2, fa quel determinante e lo divido per meno b n meno 1. Poi mi sarà c di n meno 3. C di n meno 3, cioè k di 4, 2, sarà a con n meno 1, b con n meno 1, a con n meno 5, eventualmente b con n meno 3 se ce l'avessi, diviso questo elemento con n. Poi andrò qui sotto e farò 1, 2, 3, 4, determinante, diviso questo, eccetera, eccetera. Quindi costruisco questa matrice. Ok, questa è la riga n, riga n meno 1, riga n meno 2, arrivo fino a 0. Ok. Una volta che ho costruito questa matrice, dove in generale, e questo fare lo scrivere questo, il termine K di G è dato da K di meno 2, 1. K di meno 1, 1. K di meno 2, G più 1. K di meno 1, G più 1. Determinante, scritto K meno 1, 1. Ok, questa è la formula generale che viene messa nella matrice di Laplace. Cioè, cosa sto dicendo? Sto dicendo per la riga prendo le due righe superiori, i meno 1 e i meno 2, e le colonne numero 1 e quella immediatamente a destra. Quindi se sto partendo da qui, prendo la prima colonna e la seconda. Se sto partendo da qui, prendo la prima colonna e la terza. Se sto partendo da qui, prendo la prima colonna e la quarta, eccetera, eccetera. E costruisco questa matrice finché non arrivo a un'unica matrice che ha determinante alla fine. E cosa dice il criterio di Raoult? Mi dice che ogni volta che variate segno tra questi coefficienti, diciamo che questo è positivo, questo è positivo, questo è positivo, diciamo che questo diventa negativo. Ogni variazione di segno corrisponde a una radice a parte reale positiva. Mentre ogni permanenza corrisponde a una radice a parte reale negativa. Ok? Poi se compare uno zero, qui dovete fare qualche attenzione. Come fate? Se compare uno zero, lo potete sostituire con epsilon 0 più 0 meno, come quello che fate. Okay, fate una serie di inserzioni di 0, non mi voglio avventare. Però l'idea qual è? Prendete questo denominatore, lo scrivete come polinomio, vi costruite questa matrice, calcolate i cambi di segno sulla prima colonna, e su quella base di questa informazione sapete immediatamente se questa roba ha delle radici instabili, dei poli instabili. Qual è il problema del criterio di Raoult? Ce ne sono vari. Il primo è che un incubo da calcolare. Cioè, come avete più di 3-4 modi, vedete, sta ricordando come si fa la matrice, fa più determinante, non sulla di segno, meno vi scappa sempre, ricordate una colonna, cazzo. Se io prendo una macchina, la ricordo per voi, comunque, onestamente, io per esempio non mi ricordo mai, perché non è che devo ricordare. Due. È un criterio di tipo on-off, cioè, mi dice, questo stabile non è stabile, ma non vi dice né dove stanno le invece stabili, né quanto sono, cioè nel senso, né quanto siete vicini all'instabilità se invece si sarà instabile. Quindi, come dire, è una possibilità, soprattutto per sistemi di ordine basso, per esempio, se avete un sistema di ordine tutto sommato relativamente basso, magari sta roba ha tre coefficienti, non è più da arrivare a e arrivederci. Però se non avete questa situazione, diciamo in generale questo criterio diciamo si studia come conoscenza diciamo accademica, ma non lo usa quasi nessuno, salvo casi molto particolari. Quello che si fa in generale invece è ricorrere al criterio di Laplace. Quindi bisogna vedere le cambi di Laplace. Oh, adesso dobbiamo vedere il criterio di Laplace. Mi sa che per oggi andiamo a fare solo questo. Allora, innanzitutto, diciamo, dove ho usato le citazioni, in teoria il suo nome si pronuncerebbe Nyquist, non so se ve lo ho detto. Nyquist,
perché lui era svedese, se non mi sbaglio, uno svedese naturalizzato americano. Quindi in teoria si chiama Lindqvist, però tutto il mondo lo chiama Nyquist, quindi noi gli faremo torto e lo consideriamo a tre. Però, comunque sia, adesso speriamo non si va bene. Detto questo, credere di Nyquist. Allora, qual è il problema? Per studiare la stabilità di questo sistema, quello che in realtà ci interessa è questo oggetto qui, o se volete questo, o se volete questo, giusto? Perché alla fine sia qui, sia qui, sia qui, tutto quello che vi compare non rivede se questa è questo. Allora, introduciamo il concetto di variazione di fase. Vediamo cosa vuol dire. In realtà il criterio di analisi viene fuori abbastanza semplicemente da considerazioni di analisi complessa. Allora, questo è il modo secondo me più, diciamo, che richiede meno prerequisiti per dimostrare. Allora, cos'è la variazione di fase? È la variazione, diciamo, prendiamo lo stelle di Euclide e chiamiamo variazione di fase delta della fase di L in senso di orario. Ok, quindi un simbolo che mi dice delta, variazione della fase di L di omega della funzione di anello, calcolata positiva in senso antiorario. Va bene, un simbolo che ci inventiamo. Che cosa succede? Allora, questa variazione di fase è definita come la variazione della fase di L di omega per omega che va da meno infinito a infinito, prende positiva in senso antiorario. Che cosa sto intendendo con questa roba? Allora, supponiamo. Allora, innanzitutto facciamo un'osservazione. L di omega, come è fatta? È una funzione che è per funzioni polinomiali. E tale che la parte reale di L è pari, quindi è uguale alla parte reale di L di meno di omega, la parte reale vista come funzione di omega, ovviamente, mentre la parte immaginaria è dispari, quindi è meno la parte immaginaria di L di meno di omega. Che cosa vuol dire questo aspetto? Voi se lo potete fare, un conto che viene fuori facile con le funzioni polinomiali. Ok? Parte reale che viene fuori vale, parte immaginaria che funziona. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che questo è che il diagramma polare di L, il diagramma di Nyquist, cioè il diagramma che mette, che blocca in qualche, vi dà una curva, parte reale e parte immaginaria di L per ciascun valore di omega, è un diagramma simmetrico rispetto all'asse reale, però magari va da meno infinito a più infinito. Ok, facciamo un esempio. Fatemelo scrivere. Questo giusto per riprendere un po' anche i diagrammi di Nyquist. Poi vi devo parlare quando arrivo dentro. Ora per farci. Voi sapete che la nostra L sia L di omega, se una cosa è lo stesso, 1 fratto 1 più i omega tau, ho un solo volo.
Come è fatto il diagramma di Bode di questa roba? Allora ricordiamo, che è il diagramma di Bode? Il diagramma di Bode è un diagramma che ha due assi in omega, in scala logaritmica, quindi ogni divisione qui è una decade, per dire questo potrebbe essere 0.1, 1, 10, 100, che ha qui il modulo di L, tipicamente espresso in decibel, quindi anche questo in una scala logaritmica. Vi ricordo che i decibel sono dati da 20 volte per più base 10 di volta. E la fase di L, tipicamente espressa in gradi, in italiano, senza troppa differenza, in gradi. Per esempio, in questo caso, come fa un diagramma di Bode? È un oggetto, una cosa del genere. Supponiamo che questa sia tau, anzi, da 1 più tau. Ci prendiamo una decade a sinistra e una decade a destra. Il diagramma ci avrà modulo unitario, un modulo di 0 decibel. Mettiamoci un guadagno, facciamo su se K. Quindi avrà un guadagno K espresso in decibel, per dire che questo è 2, questa roba sarà 6 decibel. Okay. E almeno asintoticamente farà una cosa del genere. In realtà voi sapete che qui c'è una protezione da fare vicino al punto di rottura e qui scenderà asintoticamente con pendenza negativa unitaria, dove la pendenza unitaria è una pendenza di 20 decibel per decade. Questo lo diciamo, si vede, facciamo un po' di considerazioni su questa quantità, non voglio entrare in dettaglio perché mi vedo già vista, però è giusto per rinfrescare un po' la memoria. Ogni polo vi dà una decrescita del modulo di 20 decibel. Dopodiché, se questo polo apparterà alla decrescita, la fase tipicamente parte da zero in questo caso, e tra la decade prima e la decade dopo decrescita di 90 gradi, quindi questo sarà meno 90 gradi, con anche qui delle correzioni e a memoria per questi 7 gradi e 6 gradi. Ok? Come è fatto? Acquisto il diagramma in modo che fase della funzione L. A questo punto andiamo a vedere come si fa a fare il diagramma di Nyquist. Allora, il diagramma di Nyquist cosa ha? Sull'asse reale, la parte reale di L. E sull'asse immaginario, la parte immaginaria. Ora, a frequenza zero, il modulo vale K. Quindi qui mi prendo K. Dopodiché cosa succede? Il modulo resta costante, la fase a un certo punto comincia a decrescere. Qui il modulo comincia a diminuire e all'infinito il modulo arriva a zero, cioè meno un quinto decibel, con fase meno 90 gradi. Quindi noi dobbiamo arrivare a zero con fase meno 90 gradi. In realtà il diagramma ci va a rappresentare una cosa del genere, dove qui ho omega uguale a 0 più. E qui ho omega che tende a più infinito. Quindi questo è la mi sta dicendo che ciascuno di questi punti ha un valore di omega. Il modulo sta decrescendo, lo vedete che il modulo di questo numero complesso, immaginate il modulo di numero complesso come il vettore, il modulo del vettore che va dall'origine al numero. Se sono qui c'è un modulo K, mano a mano che mi avvicino questo modulo si sta rimpicciolendo. E la fase è da 0 e diventa meno 90 gradi. La fase di la fase di questo vettore, quindi qui è un 0, mano a mano che scendo questo vettore sta diminuendo. Lo vedete? Immaginate un vettore fatto così per capirci. Questo è il mio vettore. Vedete che sta prendendo un modulo 0 e passa meno 90 gradi. Se questa roba è pari, in realtà potete anche pensare che il modulo è pari e la fase di sparire è pari. Lo vedete l'altro, no? Perché è io che lo posso scrivere come M. Gli omega è un numero reale ed è alla i di omega. È chiaro che se sono anche però alla fine voi vedete che questa parte è dispari, questa parte è qua cambia la qua cambia la insegna la frequenza, questa fase mentre il mondo resta costante, ovviamente è un mondo. Quello che succede comunque è che questa gamma è speculata rispetto all'asse reale. Quindi se c'è un diagramma che da 0 a più infinito va a finire qua. C'è un altro diagramma che da meno infinito segue questa direzione fino ad arrivare a 0 meno. Quindi in realtà il mio diagramma va da qui a qui. Va bene?
Cosegno della gramma di Nihilus. Che cosa fa la fase di questo oggetto? Andiamo a vedere. La fase di questo oggetto è una L di questo tipo. La fase di questo oggetto deve andare da meno infinito a più infinito. Parte da più 90 gradi. Lo vedete che parte da più 90 gradi. Ruota in senso orario. E va a finire a meno 90 gradi. Mi seguite? Spacco da qui. Ruoto in senso antiorario per omega che ci passo per lo zero. Vado sotto e alla fine sono arrivato a meno 90 gradi. Questa cosa vuol dire che una variazione di fase da più pi greco mezzo a meno pi greco mezzo uguale a pi greco. Poi volete accettare 180 gradi. E trovo un mistero. Abbiamo detto che era positivo in senso antiorario. Qui sto ruotando in senso antiorario. Quindi questa variazione di fase per me è negativa. Ok? Quindi cosa vuol dire? Sto dicendo che siccome la mia L devo dimostrare che questa roba è tale e queste distanze, se c'è a fare pure questa roba non lo so mai più, quindi è una roba buona. Se questa è la mia L, la variazione di fase di L di omega presa positiva in senso antiorario per questa L critica è meno di L. Giusto? Vediamo che succede se L di omega è uguale a 1 più, quando lo scrivere S del tau, pensando che io omega ogni volta, però ce l'abbiamo, di omega massimo. Uniamo 0 questa volta. Come è fatta la fase di questa roba? Beh, è facile. Questo numero, qua non c'è proprio bisogno di passare per il diagramma di Bode, come è fatto il diagramma di Bode? La parte reale vale sempre 1. E la parte immaginaria, da più infinito vale più infinito, più infinito vale più infinito. Quindi questa roba è un oggetto fatto così. Qui ho 0, qui ho meno infinito, e qui ho più infinito. A questo punto, quanto vale la variazione di fase? Ebbene, qui sono meno infinito. Giusto? Quindi immaginate un vettore fatto in questo modo, che da 0 va a L di omega. La parte di questo oggetto è la parte del vettore che dall'origine va a 1 più meno omega. Quindi parto da meno infinito e sto ruotando lentamente in questa direzione. Lo vedete? Parto da qui e vado a 6. Quindi la fase era meno 90 gradi, vado a più 90 gradi, ho ancora una variazione di pi greco, ma questa volta in senso antiorario, quindi è così. Quindi in questo caso, la variazione della fase di L di omega presa in senso antiorario è uguale a più pi greco. Questo per il riferimento mi metto a fianco i diagrammi di Nihilus che stiamo tracciando. Quindi uno è questo. L'altro era questo. Qui ho infinito, qui ho infinito, qui ho infinito. Andiamo avanti. Che succede se considero uno zero positivo questa volta? Che sarà la variazione di massa? Invece di uno più o meno negativo, uno meno negativo. Che succede? Fai.
Se prima la mia retta faceva in questa direzione, adesso dovrò fare la stessa cosa, ma nell'altro verso, giusto? Quindi io parto da più 90 gradi, scendo a meno 90 gradi. Variazione complessiva. È meno 2. Giusto? Mi torno. Poi, vediamo che succede se ho L di omega è uguale a alfa su 1 meno di omega da. Chi è questa ultima variazione di massa? Come sarà fatto il diagramma di inversione di questa rotta? Che succede quando vedi un polo a parte la negativa? Se vi ricordate il diagramma di Bode, il modulo continua a crescere, ma la fase invece di scendere sale. Quindi il mio diagramma di Bode sarà sempre questa forma qui. Ma questa volta 0 più infinito la parte di sopra e meno infinito 0 la parte di sotto. Quindi ho scambiato qui ho meno infinito e qui ho più infinito. Quindi la variazione di fase chi è più chi è mi torna questo andiamo avanti poli complessi coniugati qui l'abbiamo fatto polo negativo zero negativo polo, cioè zero reale positivo. Polo reale positivo. Questa volta andiamo a considerare il fatto di L di omega è uguale a 1 diviso U più 2 0 sulle componenti per esterno del volume di omega meno omega 4 su omega con L 4. Dove questa volta consideriamo il caso di Z minore di 0. Se vuol dire che Z è minore di 0, vuol dire che i voli sono a parte la positiva. Coefficiente di forza aperto minore di 0. Poli a parte reale positiva con questo quadrato. Potete fare il punto, andare a vedere le radici di questa roba. Se vi ricordate, le radici di questa roba sono. Quando fate il modulo se lo fate in questa per capire ma già avete 1 più 2 zeta sono la quadra di S più 7 quadro sono la quadra di quadri se fate le radici sono questi sono meno 2 z, non meno radice di 4, z quadro, meno 4, sulla sua di 4, omega con n, omega con n quadro, meno 4, sulla con n quadro, tutto diviso 2, normalmente che sono ok? E se volete dividere meno, viene fare 1 su omega con n, che moltiplica meno fattorizzo forzamento più o meno zeta quadro meno 1 allora se io prendo questa formula che cosa sto dicendo? Che la parte reale è meno il fattore di forzamento quindi se questo è negativo parte reale è negativo. Mentre questa quantità è negativa del fattore di forzamento più piccolo di 1. Quindi se z sta tra 0 e meno 1, i due poli sono compresi in fase. Se questo diventa più grande di 1, questa roba diventa positiva, vedete prima con i reali coincidenti e poi con i reali distanti. Quindi in questo caso è sempre modulo di zeta radioso. Ragazzi, andiamo da lavoro. Adesso. Che succede qui? E allora,
È abbastanza facile immaginare quello che succede. Pensate al diagramma di Bode con z strettamente minore di 0, quindi ci avete uno smorzamento finito, altrimenti la cosa diventa più complicata. Però diamo per buono z strettamente minore di 0. Diagramma di Bode che fa? Se pensate al diagramma di Bode, c'è una rosa di tessuto, un modulo decresce da una tendenza meno 2 questa volta, e in corrispondenza della pulsazione di ossigeno, una lega di prima, una lega di dopo, la fase decrescita ma di 180 gradi. Questo è 0, questo è meno 180. E poi, in base a quanto è grande e quanto è piccolo il fattore di smorzamento, questa curva vuole essere più o meno, diciamo, sharp, e questa roba può cominciare da dei ricchi di risonanza. Va bene? Però l'idea è che per un fattore di smorzamento piccolo, ma non zero, quindi senza risonanze infinite e cose strane, questa roba che fa? Ha un modulo che prima cresce un po' e poi decresce, e una fase che decresce. Che succede sul diagramma di Nyquist? Ripeto. Smorzamento diverso da zero, perché per il momento ci interessa il caso di polli che non sono zeri, che non sono sull'asse immaginario. Quando avete polli e zeri sull'asse immaginario, si fa un ragionamento diverso, ok? Nel senso che il diagramma di Nyquist lo potete immaginare come l'immagine tramite la funzione L del cosiddetto cammino di Nyquist, che è un cammino che fa l'asse immaginario dall'infinito al più infinito e poi si chiude all'infinito. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché io prendo omega che va dall'infinito al più infinito e faccio il plot del diagramma polare con omega che va dall'infinito al più infinito. È chiaro che se omega va dall'infinito al più infinito, e qui c'è un polo sull'asse immaginario, lungo questo cammino io becco una singolarità e devo decidere quello che devo fare. È chiaro quello che sto dicendo. C'è omega, io omega che va dall'infinito al più infinito, vuol dire che sto muovendo lungo l'asse immaginario. Poi a ciascuno di questi punti applico L e vengo portato sul diagramma di Nyquist. Se becco una singolarità sull'asse immaginario, quella roba va all'infinito, quindi qua non so bene quello che devo fare. Allora, per il momento supponiamo che tutte le singolarità o stanno di qua o stanno di là. Quando poi saranno sull'asse immaginario vediamo quello che vogliamo fare, ne parliamo. Però per il momento diamo più buono che siamo effettivamente non sull'asse immaginario. Quindi dica strettamente il diagramma con modulo di ridurre. Che succede per me? Allora, il diagramma di Nyquist che cosa fa? Speriamo ancora di avere un diagramma di Nyquist. Bene, giusto perché potremmo avere un diagramma di Nyquist, ma perché partiremo da uno. Se fosse uno, non c'è uno. Partiamo da uno, va bene. Che cosa succede? Succede che il mondo resta costante per un po', eventualmente potrebbe crescere, se qui c'è un picco di risonanza, però in generale dopo un po' va a zero con fase meno 180 gradi. Se tutto è simmetrico, dall'altro lato c'è una punta del campo, una cosa del genere. Ok? Qual è la variazione di fase? Parto da qui, mi sposto in senso orario di 2 pi gradi. Quindi se è positivo in senso antiorario, per questo termine, la mia delta fase di L di ore in senso antiorario è meno di 2 pi gradi. Ok? Chiaro che questo diagramma di Nyquist che abbiamo detto è una roba di vi immaginate che nel caso in cui dando il segno di questo z ci avrà una roba parente a quella che c'avevo qui, giusto? Vabbè, avevo detto una cosa qui il diagramma lì è quello che ho fatto prima, ho scritto una cosa così per la maggiore di zero, perché ho detto che la fase decresce, quindi sono poli a parte reale
Se ci mettiamo bene al meno di zero, potremmo scrivere qua. Quindi questo è il caso della minore di zero, maggiore di zero, e il caso della minore di zero ci resta. E cosa farà? Valeva lo stesso diagramma dei moduli, ma la fase cambia segno. Quindi invece di andare in questa direzione, se ne va dall'altra. Quindi per quest'altro caso, il diagramma di Nyquist va prima di sopra e poi di sotto. E questa volta la direzione di base già che questo caso corrisponde a questo caso corrisponde a questo, la variazione è più del greco. Ok? In realtà voi potete anche a questo punto immediatamente considerare zero i complessi e plurali positivi, perché ricordatevi che se voi scrivete la L, questo 5 e 6, diciamo, questi saranno 7 e 8. Se scrivo L come io, la L è uguale, 1 più 2, 0, sono la L, io, e come la uguale, sono io, la L, 4. Io che cosa sto dicendo? Sto dicendo che la fase di questa L, poiché, se vi ricordate, la fase di qualcosa che sta al denominatore, allora se vale la puntata che ci siamo detti, vale che L è uguale a un certo modulo per alla i fase di L, va bene? Se faccio 1 su L, sto facendo 1 su questa roba, cioè sto facendo 1 su L per E almeno per la fase, perché l'esponenziale è la proprietà che se faccio 1 caso mi danno il segno esponenziale. Quindi che succede? Che il modulo è un numero reale, mi dice sempre fase reale, e questa roba sta cambiando segno, quindi la fase, se al posto di L considero 1 su L, mi deve cambiare segno per ogni punto della L. E infatti lo vedete qua. Se io qui prima avevo una fase che va da meno pi greco a pi greco, scusatemi, va da meno pi, da più pi greco a meno pi greco in questo caso, se l'abbiamo disegnato così, per non essere più da chiaro. Quando va, e quindi in senso orario, con il mio segno è meno pi greco, quando prendo questo oggetto, poiché la fase deve andare da meno pi greco mezzi a meno meno pi greco mezzi, quindi cambio segno, quello che succede è che cambia segno la fase. Questa cosa avviene tra questo e questo. Ovviamente la stessa cosa avverrà pure tra questo e questo. Quindi in questo caso la fase sarà più 2 pi greco in senso antiorario, se ho z maggiore di 0, e sarà meno di pi greco in senso antiorario su z meno di 0. Quindi ci aspettiamo di vedere questi due numeri invertiti. Giusto per l'esercizio, andiamo a fare il diagramma di questa roba. Andiamo a trovare anche la teoria che detto la guida di Sibia. Poi la camera di ci siamo. Poi i negativi. Ci siamo. Allora, come fate il diagramma di finale di questa roba? E andiamo a vedere. Il modulo, questa volta però omega che tende all'infinito, quanto tende? Andiamo a vedere come è fatto il diagramma di moduli di questa roba. Fare ancora meglio. Diventare il modulo di verificare il punto. Allora, però omega che vale 0, il modulo solo. Quindi siamo qui. Poi il modulo quanto vale? Vale 1 meno omega quadro su omega con n quadro al quadrato più il quadrato di questa roba che fa meno omega quadro per questa roba.
tutto tutto di cioccolato. Ok. Poiché questo termine al quadrato, lo fate 1 meno omega 4, domina su questo, il modulo va all'infinito. Ovviamente l'altra parte l'ho immaginato, perché se avete 1 meno, se il diagramma di punti che avevamo prima era una roba fatta così, dei moduli, con un po' di risonanza scende, adesso vi immaginate che il modulo di 1 tratto per il modulo di questa onda a meno 1 in decibel è lo stesso modulo cambiato di segno. Quindi serve una roba che parte da 0 e poi va all'infinito. Quindi se vi fate la classe, ovviamente sarà come lo scambio precedente: crescita degli zeri sono a parte la negativa e decresce. Quindi se vi andate a fare i conti, ve lo disegno, magari non potete fare l'esercizio. Il diagramma di Nyquist che viene fuori è una cosa di questo tipo. Dove nel caso di z maggiore di 0, quindi z a parte reale negativa, il diagramma è una cosa di questo tipo. Qui siete infinito, qui siete 1, però è uguale a 0. Ok, e quindi quant'è la reazione di fase? Guarda, meno pi greco mezzi. Anzi, ma in realtà, se lo immaginate all'infinito, quello se ne va di là, quindi andrebbe da meno pi greco a più pi greco in senso generale, quindi più 2 pi greco. Quindi in questo caso ho delta pi di L uguale a più 2 pi greco in senso orario, mentre nel caso z minore di 0, la parte immaginaria è dispari e la parte reale è pari, quindi la parte reale adesso è la stessa, la parte immaginaria si cambia di più. Quindi invece di percorrere il diagramma in questa direzione, percorrere il diagramma in quest'altra direzione. Seguite? E quindi la variazione di fase di L in senso antiorario del caso di z minore di 0 questa volta è meno di 0. Quindi ricapito, facciamoci uno specchietto fatto per bene. Quindi mettiamocela la maglia. La L di omega. La variazione di fase di L e il diagramma di Nyquist. Quindi abbiamo 1 più S da 1 meno S da 1 diviso 1 meno S da 1 diviso 1 tau. E abbiamo 1 più 2 più sommevolente S più S uguale sommevolente 4. 1 fa lo scrivere meno 2 Z sommevolente S più S uguale sommevolente 4. Allora, vi scrivo per riepilogo. Questo è la variazione di tutti, questo di meno di greco, questo di meno di greco, questo di greco. Poi negli zeri abbiamo due pi greco e meno di greco. Poi fate vedere dall'altro lato, abbiamo 1, dividite 1, più 2 zeta. Volevo rendere S più il cazzo uguale, volevo rendere uguale, e 1 diviso 1 meno 2 0, volevo rendere S più il cazzo uguale, volevo rendere. E
qui abbiamo ancora una variazione di parte, in questo caso meno 2 di greco, e in questo caso più di greco. Per capire, qui abbiamo lo 0 a parte reale negativa, qui abbiamo lo 0 a parte reale positiva, qui abbiamo un polo a parte reale negativa, qui abbiamo lo 0 a parte reale positiva. Qui abbiamo due zeri a parte reale negativa complessi derivati. Qui abbiamo la stessa cosa con parte reale positiva. Qui abbiamo due poli complessi derivati. E qui abbiamo due poli complessi derivati a parte reale positiva. E andiamoci a guardare i diagrammi di questo. E sono fatti in questo modo. Allora, 0, abbiamo detto che è una retta fatta così. Qui avevamo un diagramma fatto così o così. Qui avevamo una parabola fatta così o così, devo dare il segno, e in questo altro caso avevamo, se vi ricordate, gli diagrammi fatti in questo modo. Uno con fase di 2 e variazione di 2 e con variazione di fase. Ok? Quindi immaginate che la cosa è questa. Quindi abbiamo visto i vari casi. Ovviamente, quando moltiplicate termini diversi, la variazione di fase complessiva sarà data dalla somma delle variazioni di fase. Ok? A che cosa ci serve tutta questa roba? Perché vi sottolineiamo tutti questi punti. A questo punto, qual è la cosa interessante? Ci accorgiamo che possiamo mettere in relazione la variazione di fase complessiva con il numero di poli zeri a parte dalle positive e negative. Ok? Quello che stiamo dicendo. Stiamo dicendo che ogni zero a parte dalle negativa e ogni polo a parte dalle positiva hanno una relazione di tutti i greci. Tutti greco che sono complessi e coniugati, ma è lo stesso concetto. Questo è la cosa. Mentre ogni 0 a parte dalle positive, ogni polo a parte dalle negativa, non ha una variazione di fase di meno pi greco. Quindi io posso dire che la variazione complessiva di fase di n di omega sarà uguale a c. Ah, diciamo che questa R ha m zeri ed n poli. Quindi io chiamerò m più il numero di zeri a parte reale positiva meno n più il numero di poli a parte reale positiva, e questi ciascuno di loro mi dà meno pi greco. Li trovate? Perché meno pi greco di zeri è meno pi greco di n. Quindi questo viene meno questa roba di greco, faremo scrivere così quello che chiama. E poi non più. M meno, meno N meno, questo sono quelli a parte reale negativa. E sarebbe M sarebbe quello. M sarebbe quello. M sarebbe quello. Ok. Poi non scrivo il point. Zeri ed N. Ora, cosa posso dire? Posso dire che n più m meno più m più sono il numero totale di zeri. Ed n meno più n più sono il numero totale di poli. Quindi questa roba la posso anche riscrivere come n meno n complessivo, perché è proprio il terzo poli zeri del sistema, che moltiplica pi greco, meno due volte pi greco per questa differenza. E sto dicendo banalmente, quali sono i due costi?
Cioè m meno meno n meno pi greco più m più meno m più pi greco meno la stessa roba meno questa roba. Quindi se ci metto questo 2 qua sto compensando per il fatto che qui dentro le sto mezzando. E tipicamente un successo con il 0 è un parametro comunque stimabile. A questo punto mi rimane da capire come trattare il caso di Codi e Zeri sull'asse immaginario, che è un po' più noioso. Quindi, ricapitolando, prima di fare l'ultimo che abbiamo detto, cerchiamo di fare un video di tutto quello che ci siamo detti fino. Posso schematizzare il mio sistema di controllo come questo anello di uso. E questo anello è caratterizzato, cioè la relazione tra il riferimento e l'uscita, è caratterizzata dalla funzione di trasferimento data dal prodotto di questi due blocchi, che chiamo funzione di anello. In particolare anche la stabilità della mia funzione F è caratterizzata dalla somma tra numeratore e denominatore di questo senso. Vogliamo trovare un modo, innanzitutto, per garantire che il sistema circuito sia stabile data una certa funzione di anello. Quindi da L voglio andare a studiare la stabilità di F. Un modo possibile utilizzare il criterio di Raoult, comodo. Facciamo dei conti per andare a stabilire quello che chiameremo criterio di Nyquist. E per stabilire il criterio di Nyquist ci serve questa quantità. Chi è questa quantità? Questa quantità, altro non è che la variazione di fase della L, scritta lista con numero complesso, quindi come vettore dall'origine a un punto del piano complesso, quando omega va dall'infinito all'infinito, o se volete l'immagine attraverso la L, dove questa è la parte reale, questa è la parte immaginaria, io posso pensare di far andare la omega da meno infinito a più infinito, e lungo questo cammino applico L, e questa cosa mi porta in un certo punto al piano complesso. Questa cosa si chiama diagramma di Nyquist, e se equivale a disegnare il piano complesso parte reale e parte immaginaria della L che è di omega. Ovviamente questa cosa la posso fare fin tanto che non ho singolarità sull'asse immaginario. Perché? Perché se ho un volo la L va all'infinito e la fase del punto all'infinito per il diagramma di Nyquist non è ben definito, cioè per il diagramma del piano di Gauss non è ben definito, perché infinito potrebbe essere ovunque, no? Non è necessariamente una fase ben definita. Viceversa, se la L va a zero, perché magari c'è uno zero sull'asse immaginario, io ho un punto che collassa qui, eppure qui la fase non è ben definita. Quindi fin tanto che ci vado sintonicamente, tipo qua, passo da zero da più infinito, non me ne frega niente, però se ci passo una cosa che non crea dei problemi, perché lì c'è un problema con la fase. Allora devo capire come trattare il caso in cui ho una singolarità, per esempio C0, o per esempio un polo qui sull'asse immaginario, per poter definire questa quantità in tutti i casi, che poi vedremo questa quantità è legata al numero di poli a parte di al cesto diciamo con l'insieme, ma se volete il numero di poli a parte reale positiva della L. Perché mi interessa questo? È abbastanza facile. Quando io vado a considerare la funzione, perché mi giustifico io perché vado a calcolare questa cosa. Quando vado a considerare la mia funzione, posso ragionare io. FPS è uguale a LPS tra 1 LPS. Va bene? Chi è 1 più LPS? 1 più LPS è uguale a LPS più TPS fatto di DS. Ok? A questo punto, io so che questa funzione
ha una variazione di fase legata al suo eccesso polizeria batteriale positiva. E in particolare quelli che mi interessano sono questi zeri a particolare positiva, perché gli zeri a particolare positiva saranno i poli instabili della F. Quindi io voglio che M più valga 0 per questa funzione. Lo scelgo io, perché voglio che valga 0? Perché è chiaro che se quella funzione mi deve dare, se questa mi viene fuori a ciclo chiuso poi, come L fratto 1 più L, se ho degli zeri a parterale positiva, questo è instabile. Quindi io scelgo M più uguale a 0, lo impongo, e a quel punto cosa mi rimane? Che se c'è dopo i zeri di 1 più L, che vogliamo, ma l'eccesso polizzero di 1 più L, dopo lo andiamo a andare dietro, facciamo finta per il momento che non ci sia la L, perché non stiamo venendo su, poi andiamo a vedere cosa succede. Immaginate che stiamo guardando L, poi vi dico come si fa a passare da quello. Questa la conosco, perché la L è la stessa di prima. Questo è vero. A questo punto la variazione di fase sarà uguale all'eccesso polizeri di questa roba meno il numero di giri, che più che ogni 2π è un giro, moltiplicato per i poli positivi della L. Cioè, se qui c'è un polo instabile, so caratterizzare la variazione di fase di questo oggetto. Non so se vi ho spiegato. Cioè, io fisso M più uguale a 0. Questo pure andrà a 0, perché quando ho n più d fratto d, il grado di questi due polinomi sarà lo stesso, perché d ha sempre grado maggiore di n, per un fatto che la L deve essere propria, maggiore o uguale. Quindi quando ho d fratto d più qualche cosa di grado più basso, questi due polinomi hanno lo stesso grado, quindi l'eccesso polizeri di questa roba lo posso buttare. Poi lo rivediamo, questo lo giusto per giustificarlo. Quindi questa roba la butto. Questa roba la butto perché voglio che il sistema sia stabile e trovo che la variazione di fase di 1 più L di omega in senso antiorario è uguale a meno 2 volte di greco con un più davanti del grande segno N di più. Quindi che sto dicendo? Che per avere N uguale a 0 il diagramma di Nyquist di questa roba, di 1 più L, deve fare tanti giri in senso antiorario intorno all'origine, quanti sono i poli stabili del sistema a ciclo aperto. Quello scriviamo bene, però capite il senso, mi interessa capire qual è il risultato. La L ha questa per denominatore. Considero questa funzione. Mi accorgo che il grado di numeratore e denominatore è lo stesso. Quindi sono, quando ho fatto tutto, questo vale per L, ma vale ovviamente anche un po' più L, non cambia nulla. Cioè questo resto che l'ho fatto per L, ma se poi ci metto 1 più L, saranno poli e zeri di questa funzione invece che della L in partenza. Però a questo punto io so che i poli di 1 più L sono i poli del sistema più controllo. Gli zeri di 1 più L, quelli che ho chiamato N più, saranno i poli a ciclo chiuso. Quindi li voglio buttare via, voglio che non ci siano poli stabili. Ed n meno n fa 0, perché questi due polinomi hanno lo stesso grado. Quindi quello che mi rimane è questa roba, cioè so che la variazione di fase di questa roba qui, per omega che va dall'infinito all'infinito, positiva in senso antiorario, deve fare 2π greco, cioè deve fare tanti giri, quanti sono i poli stabili a ciclo aperto. Questo lo chiamo criterio di Nyquist, quello che lo scriviamo bene, ma adesso per farvi capire cosa ho fatto, ho legato la fase di questa roba al numero di circondamenti dell'origine di questa funzione. Dopodiché cosa devo riconoscere? Devo riconoscere che i circondamenti intorno all'origine di 1 più L altro non sono che i circondamenti di L intorno al punto meno 1. No? Perché se 1 più L fa dei giri qua intorno, L sarà la stessa funzione ma spostata a sinistra, perché devo toglierci. Quindi se 1 più L è, dico per dire, fatelo disegnare, se 1 più L funziona questa roba qua, L sarebbe questa roba qua.
per fare un esempio, cioè la devo spostare di uno a sinistra. Quindi invece di circondare l'origine, circonderò un punto che è meno 1 sull'asse reale. Quindi cosa mi dice il criterio di Jenkins? Mi dice che il numero di circondamenti del diagramma polare della funzione di anello intorno al punto critico, meno 1, è uguale, deve essere uguale al numero di poli instabili a ciclo aperto, affinché il sistema a ciclo chiuso sia stabile. Quindi tutto questo conto è piuttosto complicato, per arrivare a un criterio molto semplice. Perché io a questo punto disegno il diagramma di Nyquist, conto il numero di giri e sono immediatamente sul mio sistema stabile. Poi lo vediamo in pratica. Prima di fare questo, però, qual è il problema? Devo capire come trattare questi poli e questi zeri sull'asse immaginario. E come posso fare? A questo punto è una scelta. Nel senso che posso decidere che i poli sull'asse immaginario li posso considerare come se fossero stabili o come se fossero instabili. No? Perché? Perché se voglio considerare che un sistema a margine di instabilità, tra virgolette, non mi va bene, supporrò che un polo marginalmente stabile sia instabile. Se invece un sistema a margine di instabilità, tutto sommato mi sta anche bene, lo considero accettabile, a quel punto quei poli li potrei immaginare come se fossero stabili. Va bene? In generale, per convenzione, si può trattarli come se fossero stabili. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il cammino di Nyquist, cioè la curva che io trasformo tramite la L per ottenere il diagramma polare, in realtà ogni volta che incontra una singolarità di questo tipo, fa una curvetta. Che cosa vuol dire? Equivalentemente, vuol dire che questi poli li posso trattare come se fossero molto lievemente smorzati. Vediamo in pratica che cosa significa. Prendiamo il primo caso. Supponiamo di avere un polo nell'origine. Ok, come fa il diagramma polare di questa roba? È facile. Quando omega va da più infinito a meno infinito, da meno infinito a più infinito, questa roba va da dove? A dove? Che è questa roba? Questa è 1 fratto di omega. Quindi se omega fa questo, questa roba è cosa fa? Invece di quando omega è 0, sarà all'infinito. Man mano che omega cresce va a 0. Omega episodio parte da lì, in realtà parte da quando omega è infinito, questa roba che cosa c'ha? Pensiamo un attimo, questo è 1 fratto i omega, quindi parte per omega positivi con fase meno 90. Quindi quando omega è positivo questa roba sta sotto, quindi da 0 più sono qui, perché 1 su 0 è infinito, con fase meno 90 gradi, quindi questo lo potete immaginare come meno i fratto omega, quindi i da fase 90 gradi, meno 180 gradi, quindi meno 90 gradi, e omega è il parametro che sta variando. Quindi questo va da 0 a omega che tende a più infinito, e dall'altro lato fare la stessa cosa, nella meno infinito tenderò a 0 meno, perché è 0 più. Ma qual è il problema? Nel caso precedente, faccio due problemi. Nel caso, per esempio, questo qui, era facile, perché io che cosa devo dire? Sapevo che per lo 0
che partivo dall'infinito e andavo a zero sull'asse reale. Qui io parto dall'infinito a zero e a infinito sono sull'asse reale. Quindi il mio diagramma dinamico fa questo, ma fa questo, poi salta e arriva da questa parte. Quindi questa variazione di fase da qui a qui la devo contare in questo senso o in quest'altro senso? In teoria non lo so, giusto? Però so una cosa, so che questo lo posso trattare se fosse uno più S tau, un tau molto grande, o se volete S più P con P molto molto piccolo, va bene, almeno è uguale. Perché sto proponendo che sia stabile. E com'era fatto il diagramma di un tau stabile? Era questo, giusto? E da che lato si mira a destra? Quindi io questo lo posso immaginare come mia linea astratta di questo tipo. Se io avevo un diagramma che faceva una cosa di questo tipo, ma non è il polo del friccio liscio, questo diagramma deve crescere. Quando vado all'infinito se ne va all'infinito. Però posso continuare a immaginare che in questo modo. E quindi la variazione di fase sarà ancora di meno pi. Ok? Ovviamente per lo zero vale la stessa cosa, come è fatto il diagramma di fase di questo oggetto. Andiamo a vedere qui. Speriamo questa volta di avere lo S. Ho la stessa cosa che avevo qui, però che succede? All'inizio di questa è la parte reale, questa retta si avvicina all'asse immaginario. Quando arrivo esattamente qua, questa retta è proprio un cammino di Max. No, il problema qual è? Se meno 90 gradi, meno 90 gradi, meno 90 gradi, meno 90 gradi, poi salto. Se vi ricordate il diagramma si pone, ormai voi stanno più proprio, però ci dà la fase è meno 90, meno 90, meno 90, meno 90, il modulo va a zero e poi diventa più 90. Ma questo salto in che senso lo devo considerare? E però se io so che questo lo posso approssimare come se fosse leggermente a destra, a questo punto il mio problema è risolto perché vedo che si sta chiudendo in questo modo. Quindi ho ancora più dire, come ce l'avevo in questo caso. Che succede in questi altri casi? Andiamo a vedere. Proviamo ad avere una risonanza. Quindi proviamo di avere L uguale 1 fratto S quadro sono R quadro più 0 uguale 0. Va bene? Come è fatto il modulo di questa roba? Allora, il diagramma di Gödel, lo sapete, è un oggetto fatto in omega con N a modulo infinito. E la fase parte da 0 e in omega con n salta a 180, a meno 180, giusto? Giusto? Quindi che cosa sto dicendo? Come fa il diagramma di Gödel? Il diagramma di Gödel a modulo 0, cioè a modulo 1 è 0, decide, quindi 1. Parte da qui, poi il modulo comincia a crescere, va all'infinito con fase ancora a zero. Dopodiché a omega con n salta, diventa meno infinito, perché è un modulo infinito, ma fase in meno 180 gradi, e comincia a decrescere fino ad andare a zero. Quindi qui ho zero in più, qui ho più infinito, scusate, qui ho omega che attende omega con n, qui ho omega con n e qui c'ho più infinito. Che cosa farà nell'infinito? Fa la stessa cosa.
Cioè rimane sempre su questa specie, ricordate che è speculare rispetto all'asse reale. Quindi il diagramma per meno infinito di sopra pure è questo. Ma pure qua. La variazione quant'è? Lui parte da qua, finisce qua, sarebbe 180 gradi. Ma in quale senso? Lo chiudo da solo, lo chiudo da solo, che devo fare? Non solo, in teoria lui farebbe 180 gradi da 0 a più infinito, e poi c'ho altri 180 gradi da meno infinito a 0. Quindi in teoria c'è 2 giri, o questi giri come devo chiamare? Però io so che perché questo sto supponendo che sia un pochino stabile, cioè che sia molto poco sforzato, se lo posso trattare con il trattato di due cuori, quindi avrò meno di utile. E come era fatto il diagramma? Questi sono zeri, gli utili volevano meno di utile. Come è fatto il diagramma? Andiamo a vedere. E vi ricordate, c'è due volte, quando si è dato una risonanza. Il diagramma che avete è una roba di questo tipo. Partivate da qua e poi le porterete facendo una cosa del genere. Giusto? Ora che cosa stiamo dicendo? Man mano che la risonanza aumenta, questo diagramma fa una cosa di più. Lo vedete dove sto andando a parare, no? Questo modulo di risonanza tende a schiacciarsi sull'asse reale e questo tende a schiacciarsi sull'asse immaginario. All'infinito, quando questi cerchi, no, si confermano a raggio infinito, questa roba diventa una retta e questa roba diventa una retta. All'infinito, so. Com'era la fase in questo caso? Era un mezzo giro e un altro mezzo giro. Quindi avevo due pi greco in senso orario, quindi in senso orario sarebbero meno di pi. Quando vado al limite, quello che prendo questo nella mia fase farebbe 0, mi chiudo a più infinito, poi riparto, lo chiudo di nuovo e torno qui. Ok? Quindi la fase, la variazione di fase è quella di pi. Poi esercizio. Vi lascio da fare il caso in cui avete due zeri complessi e coniugati. Ok, quindi per capirci, stiamo dicendo che in maniera semplice mia etica. Di omega, la posso vedere come una produttoria di termini tipo S meno lambda qui, S meno valenza di 0 qui, fra un'altra produttoria del tipo S meno la, diciamo, tipo S. Dove ciascun polo ha parte reale positiva e ciascuno zero ha parte reale negativa. Mi dà un contributo in variazione di fase in senso generale di più pi. Ciascuno 0 parte reale positiva e ciascun polo parte reale negativa mi dà un contributo di meno pi. I poli complessi e coniugati mi danno un contributo più banalmente. E i poli puramente immaginari li tratto come casi limite di questi. Quindi li conto ancora come se fossero stabili. A questo punto posso scrivere che la variazione di fase di n omega in senso antiorario è uguale alla struttura che stiamo dicendo, quindi n meno n di greco meno 2 di greco z stabili meno 2 stabili per una generica n. Per andare a studiare la stabilità di F, applico questo criterio non a n, ma a 1 più per il migliore.
1 più E degli omega è uguale a N di omega più di omega strato di omega, dove in generale N il grado di G è maggiore di N il grado di N. Quindi quando vado a ci fanno scrivere, vabbè, per questa funzione N è il grado di G, cioè il grado di questa D, fatelo scrivere con D, è maggiore di M con N, cioè il grado di D, il numero di zeri, i voli di D, è più grande per una questione fisica, che il sistema deve essere strettamente proprio, o al massimo essere uguale, del numero di voli, cioè il numero di zeri del numeratore. Quindi questo è il grado, il massimo tra M e N. Questo è il grado N, questa roba la posso buttare lì. Dopodiché, a ciclo chiuso non voglio avere poli instabili, la roba devi avere n più m, non può avere radice costruita. E quello che mi rimane è che questa roba va più 2 che n quotidiano. 2 più n quotidiano, quindi sto dicendo che la variazione di fase è tanto g, cioè tanto 2 di greco. Quante sono le radici instabili del sistema a ciclo aperto? Nell'ipotesi che non ho poli a ciclo chiuso instabili. Questa cosa si chiama divide l'indice. Quindi, generalmente, devo fare l'ultimo passaggio. L'ultimo passaggio è riconoscere che invece di 1 più L, io normalmente conosco L, e di considerare, invece di considerare le variazioni di fase rispetto alle riferite all'origine, le considero rispetto al punto meno 1. Ok? Quindi cosa ci dice il criterio di Nyquist? E poi per oggi abbiamo finito. Il criterio di Nyquist ci dice che per avere stabilità al ciclo chiuso, cioè L più uguale 0, il diagramma polare di L deve circondare in senso antiorario il punto meno 1, che si chiama punto critico del diagramma di Nyquist, tante volte quanto sono un po' instabili al ciclo aperto. Vediamo qualche punto di questo. E questo ci consente di verificare la stabilità a partire dalla L sulla F. E vabbè, poi questa cosa la rivediamo domani con calma, però per oggi penso di avervi annoiati abbastanza.